percorso di idee, storie e proposte. Perché è da Napoli che si possono innescare quei cambiamenti positivi per il turismo nel nostro paese. Una città al centro del Mediterraneo, esempio di creatività e di vitalità. Se ne è discusso ieri pomeriggio nella sala conferenze dell'esercito, grazie all'associazione Napoli Incontra. Ai nostri microfoni abbiamo ascoltato Arturo Palma, presidente dell'associazione, che ha spiegato il perché di questo convegno. Qui a distanza di 2 mesi siamo qui, che ne parliamo di turismo, perché noi crediamo molto in questa parola, crediamo molto in questo settore, riteniamo che il turismo sia fondamentale, sia una chiave di rilancio per l'intero territorio nazionale, ma soprattutto per la nostra città. Nel corso della tavola rotonda si è parlato del ruolo dell'impresa e della professione per lo sviluppo del territorio nel comparto turistico, di sostenibilità e accessibilità per un turismo d'eccellenza e ancora di idee e progetti per l'immagine della città nel mondo. Tra i relatori Costanzo Iannotti Pecci, vicepresidente di Federturismo e presidente di Federterme. Se Napoli funzionasse come una normale città, come una normale metropoli, con tutti i problemi che una metropoli può avere, probabilmente il nostro turismo non correrebbe il rischio che sta attualmente correndo di essere un turismo low cost. Perché quando io leggo e sento che i dati del turismo sono positivi, non c'è dubbio se li pigliamo da un punto di vista meramente statistico. Dovremmo andare a vedere che cosa significano questi dati in crescita rispetto a quello che è il fatturato e rispetto alla ricchezza che il turismo può distribuire su di un territorio. Quindi io credo che non manchi nulla sul piano degli asset. Napoli Incontra, insomma, è la risposta a chi è convinto che la nostra città sia ferma e immobile. Rilanciare l'immagine di Napoli significa fare indotto. Così il presidente di Federalberghi Napoli, Salvatore Naldi. In sostanza voglio dire, strutturalmente la città si sa, c'ha un patrimonio che altri non hanno. Noi ci dobbiamo rimboccare le maniche e lavorare come stiamo facendo, con un risultato maggiore da parte delle istituzioni che sono un po' sorde. La loro è stata un'idea semplice che sta avendo.